Le luci abbaglianti addizionali Osram LED Driving migliorano clamorosamente le prestazioni luminose del tuo veicolo. Ma se intendi usarle su strade pubbliche, ci sono regolamenti ECE specifici da rispettare su come e dove montarle. E, cosa altrettanto importante, quante luci puoi installare. Ogni faro omologato ECE, compreso quello originale della tua auto, ha un marchio E stampigliato. A destra o a sinistra del marchio E troverai quello che viene chiamato Reference Number. Questi numeri sono importantissimi perché indicano l'intensità di un faro abbagliante. Più alto è il Reference Number, più potente è il faro. Ai sensi del regolamento ECE R112, la somma dei tuoi Reference Number, compresi gli abbaglianti di serie, non deve superare il numero 100. Le luci devono essere installate in coppia. Le auto possono avere un massimo di 4 luci abbaglianti funzionanti insieme, comprese quelle di serie, mentre i camion non possono superare le 6. Il regolamento ECE R7 riguarda le luci di posizione, chiamate anche luci di parcheggio. Sia i camion che le auto possono avere un massimo di 4 luci di posizione. Devono essere cablate insieme, montate in coppia secondo specifiche indicazioni di installazione e devono rispettare speciali norme di montaggio in larghezza e altezza. Il regolamento ECE R23 riguarda le luci di retromarcia. I veicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate possono avere un massimo di 2 luci di retromarcia. I veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate possono avere un massimo di 2 luci di retromarcia posteriori e 2 luci di retromarcia laterali. Tutte devono rispettare speciali regole di montaggio in larghezza e altezza. Segui le normative e goditi tutti i vantaggi che le luci addizionali LED Driving danno nelle condizioni stradali più impegnative, con la certezza che il tuo veicolo offrirà prestazioni eccellenti anche agli occhi della legge. Bringing light to life.